Martedì 8 settembre 2015, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. La requisitoria del PM di Milano Maurizio Ascione si è conclusa con 7 richieste di condanna a pene da 4 anni e mezzo fino a 9 anni di reclusione per 7 dei 10 ex dirigenti Pirelli, imputati in relazione a 28 casi di operai morti o che si sono ammalati di forme tumorali a causa dell'amianto, dopo aver lavorato negli stabilimenti milanesi della Pirelli tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Per gli altri 3 ex manager imputati è stata invece chiesta l'assoluzione. Gli stessi imputati erano già stati condannati lo scorso 15 luglio presso il Tribunale di Milano per gli stessi reati. Una notizia di politica: il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano ha dichiarato ieri mattina la necessità di stabilire tutte le regole necessarie a far ripartire la macchina delle primarie entro la fine del mese, poiché le elezioni comunali sono ormai sempre più vicine. Fiano ha ribadito la necessità delle primarie anche a causa della rinuncia dell'attuale sindaco Pisapia, che nonostante le recenti parole del Premier, ha dichiarato pochi giorni fa di non volere assolutamente ricandidarsi. Tra le numerose proteste del residente del quartiere, i lavori per il tunnel di via Gatta Melata a Milano sono stati finalmente ultimati. L'inaugurazione del tunnel lungo circa 1 chilometro, che collega via Gatta Melata a via De Gasperi, avverrà entro la fine del mese, con il taglio del nastro previsto per il 20 o il 27 settembre. Qualunque sia la data prevista, non si tratterà comunque di un giorno di festa, dato che si tratta di un'opera decisamente controversa, la cui realizzazione ha richiesto 9 anni di lavoro e costi decisamente troppo elevati. È comparsa ieri in Darsena Jellyfish Barge, una serra galleggiante che, grazie ad un sistema all'avanguardia di coltivazione idroponica, garantisce un risparmio del 70% di acqua rispetto alle colture tradizionali. Una risposta concreta alla necessità di soddisfare il crescente bisogno di cibo della popolazione mondiale, senza incidere sulle risorse del pianeta. Il progetto, unico al mondo, è nato presso l'Università di Firenze da un team composto da architetti, agronomi e botanici. La serra è visitabile tutti i giorni dalle ore 14 alle 19 fino al 31 ottobre. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano.